Radio Street. Grandi classici e informazioni. Radio Street Messina. In studio con me il candidato sindaco della lista civica Renato Accorinti, sindaco, e lui è Renato Accorinti. Buonasera Renato, buonasera, bentornato. A tutti. Bentornato Renato, come prima cosa vorrei chiederti una cosa che ti ho già chiesto la volta scorsa in cui sei stato qui, che ti hanno chiesto in tanti, ma secondo me è fondamentale per inquadrare bene il discorso che stai portando avanti. Sei sempre stato fuori dalla competizione elettorale, sei stato sempre fuori dalla politica intesa come appuntamento elettorale. Ecco, nel 2008, l'ultima occasione in cui si è votato in città, si stava un po' meglio, ma non è che si stava esattamente bene. Quindi non può essere sufficiente la motivazione oggi si sta troppo male, bisogna fare qualcosa, noi, il nostro movimento può far qualcosa. Perché oggi sì e prima no, Renato? Intanto si deve fare sempre qualcosa. Non ci sarà mai un momento in cui non partecipi alla vita collettiva. Ma non è che ci devono essere i disastri, speriamo di arrivare a un momento di equilibrio, di avere una città così normale, con i servizi che funzionano ovunque, però la partecipazione è qualcosa che non vuol dire che uno deve fare le barricate. La partecipazione è quell'atto veramente di democrazia, dove il cittadino si sente parte non di tante persone singole, ma di una comunità. Questo è un salto di qualità enorme. Quando dico queste cose, molti le osservazioni, ma anche nel passato, che sono cose che sembrano irraggiungibili. Il problema non è il concetto che noi dobbiamo avere di vita, già, della nostra vita, è che siamo accanto ad altre persone, animali, piante, un ecosistema meraviglioso. Di saper vivere in armonia, ecco, sembra un discorso molto lontano da tutti i problemi quasi, ecco, reali. Mi vorrebbero portare con i piedi per terra, mi dicono. No, ma è proprio stare con i piedi per terra. Tutto quello che ho fatto è stato con l'animo rivolto a questo, delle cose che sembrano molto lontane, ma ogni attimo che noi facciamo qualcosa è un modo per avvicinarci. Ti chiedo, la vita politica dopo la competizione elettorale è la vita amministrativa, bisogna certo. Amministrare. Dicono che tu non sia in grado di amministrare, ti hanno detto tante cose belle, le racconti giorno dopo giorno in questa campagna elettorale, e tra le cose meno belle c'è questa, come dire, quest'idea. Renato Accorinti non è in grado di governare, non è in grado di amministrare Messina, cosa rispondi? Ecco, amministrare, appunto, perché molti hanno avuto questo concetto, che chi vince comanda. Perciò la corsa al potere è stata questa, di arrivare in un posto, la stanza famosa dei bottoni, dove ci si divide, ecco, il potere e il denaro, e la grande vanità, che è più pericolosa di tutte e due, e invece il concetto diverso del governare è un'altra cosa, è il mettersi a disposizione, al servizio. E chiaramente se ti metti in questa condizione culturale, tu non hai mai il pensiero di essere il Padre Eterno, anzi, conosci i tuoi limiti, lo dici a voce alta e hai bisogno di tutti. Tutti non sono, a partire chiaramente hai accanto gli assessori e tante altre persone che ti collaborano, ma tutti, invece includo tutti i cittadini. Tutte le associazioni, i gruppi organizzati o meno. E dunque i messinesi sono in grado di autogovernarsi, secondo Renato Accorinti? Guarda, questo percorso, che anche un po' sembra difficile, intanto sicuramente ha un senso. Le cose difficili non vuol dire che sono impossibili, però bisogna pur cominciare. Mentre aver fatto quello che hanno fatto fino ad ora, che hanno comandato, uno, i risultati di questi professionisti sono sotto gli occhi di tutti. Siamo andati in default, perché è di fatto così alla fine, e senza vedere niente. Io faccio sempre l'esempio di una famiglia che va in rosso dal punto di vista economico. Dopo che si sono scialati, insomma. Dopo che si sono scialati. Però uno, se va in default una famiglia perché hanno comprato due case ai propri figli per lasciargli un futuro, diciamo, dal punto di vista, ecco, che la casa è importante, lo sappiamo, allora uno se ne fa una ragione. Abbiamo un debito di 250-300 mila euro che lo pagheremo in 30 anni. Ok, ma
ti possono, quando gli dicono come mai siete in debito, c'è la casa, ci sono le due case, tu lo dimostri. Qui il default dove è andato a finire? Renato, allora, hai detto che le cose sono difficili ma non impossibili. Assolutamente. Qual è la cosa più difficile da affrontare secondo te, secondo la tua squadra, per il prossimo sindaco di questa città? Sempre la, ecco, quando io dico che il default non mi fa paura, e mi fa paura più il default culturale e spirituale, perché liberata questa energia che c'è in tutti gli uomini, perché quando gli rendi questo senso che veramente esiste, questo senso di comunità, si comincia, l'energia di ogni essere umano è stupenda e importante. A questo punto poi tutto il resto si può fare, ma questa è storia dell'umanità, non è che sono chiacchiere o teorie. Poi realizzeremo tutto, ma già guarda, poi vedi dopo che parlo di queste cose, perché chi vuole mettere così, fare qualche appunto, per carità, mi interessa se è in buona fede, poi io non ho nessuna verità, questo è chiaro, però voglio confrontarmi liberamente e voglio qualunque tipo di critica. Ecco, le cose concrete ce le abbiamo. Ecco, quando dicono intanto che non posso amministrare, intanto dico che non amministro da solo, perché non c'è un re, un imperatore, e allora le persone che mi collaboreranno già ci sono, e con grande qualità. Uno, ce ne sono tante ancora, anche se non ci sono gli incarichi, ce ne sono tante altre con qualità, e chiedo a tutti i cittadini di partecipare. Se tu fai capire che la porta è aperta, che li rappresenti degnamente, verranno tante persone a dare idee e collaboreranno. Però vi voglio dire una cosa. Però ti sei dimenticato la domanda. No, infatti sto ritornando, per esempio, sulla, guarda, alcune idee che sono venute anche da alcune da me, come la flotta comunale. Ma vi rendete conto che questa è la proposta che tra l'altro la stanno abbracciando tanti altri, e mi fa molto piacere, perché io abbraccerò anche proposte di altri e mi fa altrettanto piacere. Questa è la proposta più straordinaria dal punto di vista culturale, economico per le casse del nostro comune. Scardina una cosa importante, che le cose comunali non possono mai andare a buon fine, e guardate, sempre essere disfattisti. Ci sono milioni di esempi nei comuni siciliani, italiani, europei e mondiali che funzionano le cose pubbliche. La tua campagna elettorale è stata per lo più vissuta nelle strade di questa città. Dove andrai in questa settimana, 3 giorni, eccetera, eccetera? Rimangono, ci sono un paio di appuntamenti, sì, a cui tieni particolarmente, che ci vuoi ricordare? Devo dire che mi sono scialato la vita. E certe parole sono meglio dirle in dialetto. Non c'è miglior parola di scialare nella nostra lingua. No, sono andato in tanti posti, nelle piazze, nelle strade, nei posti periferici, quelli più lontani, e anche in case. Una ventina di appuntamenti dentro le case, un entusiasmo che si è suscitato alla grande. Sono stato a Villaggio Altisio, a Santo Liceo Sopra Contessa, a Galate, a San Filippo, ovunque. Ora ci sono, c'è San Filippo Inferiore, e poi ci tengo particolarmente a San Matteo, che dopodomani alle 16:30 sarò lì. Giostra. Sì. Scusa, senza microfono. Giostra. Sì, a Giostra, a San Matteo, ci tengo veramente tanto. Sono proprio che veramente sto mettendo là il countdown, c'è anche perché per San Matteo. Tieni tanto? Ci tengo tanto perché queste parole di dire i quartieri a rischio, ma a rischio è tutta la città, e forse spesso i quartieri che pensiamo bene, e il rischio di che cosa? Qua non c'è il quartiere a rischio, siamo tutti eventualmente a rischio, e invece là c'è una umanità forte, e che se qualcuno veramente lasciato nelle condizioni di disumanità ha comportamenti che fanno così girarci dall'altro lato, è perché non abbiamo capito fino in fondo che abbiamo fatto pagare un prezzo alto in alcuni luoghi, che è per questo che mi viene la forza immensa a lottare ogni giorno, perché penso a cominciare dai bambini e dagli ultimi, ai bambini perché dobbiamo dare un futuro, e agli ultimi il presente. Ultimissima, puoi dire solo sì o no davvero su questa? Sì. Sei contento che non abbiamo detto neanche una volta la parola ponte in tutta questa chiacchierata? Un tempo sì, perché non è la cosa più importante. Solo sì. Non è la lotta più importante che ho fatto nella mia vita, assolutamente. Radio Street. Grandi classici e informazioni. Radio Street Messina.